Cucù, in questo filmato vi parlerò di un romanzo che ho amato moltissimo e che si intitola Manoscritto trovato a Saragozza di Ian Potocki. È un testo che io mi sono letteralmente ritrovata in casa, penso che l'avesse lasciato mio padre e quando cominciai a leggerlo anni e anni fa rimasi piuttosto spiazzata, nel senso che non avevo l'abitudine di leggere le introduzioni ai testi e ai romanzi prima di cominciarli. Nella maggior parte dei casi facevo molto bene. In questo caso però mi sono ritrovata a leggere una cosa che non capivo da dove venisse e dove volesse arrivare, soprattutto perché non avevo mai letto nulla del genere. È un testo che tocca dei livelli di profondità e di assurdità tali che veramente disorienta. Questo è il motivo per il quale nell'episodio di questa sera io vorrei leggervi le due pagine che preferisco, quelle che mi sono piaciute di più in assoluto di questo testo, ma prima di farlo ci tengo a leggervi alcuni stralci dell'introduzione nell'edizione che possiedo, che è un'introduzione che è stata scritta da Roger Caillois, che è stato un critico letterario abbastanza controverso come figura, però alcuni pezzi della sua introduzione sono veramente molto belli e dimostrano una lettura veramente sentita e partecipata di questo romanzo. Quindi, al limite, commenterò un pochino. Discendente di un'illustre famiglia polacca, contemporanea di grandi avvenimenti cui talvolta prese anche parte direttamente, il conte Jan Potocki, 1761-1815, acquista durante la sua vita una strana reputazione di eccentrico e di erudito. Sale in pallone con l'aeronauta Blanchard, impresa di minore importanza ma di maggiore eco che non quella di annotare per primo il linguaggio segreto dei principi circassi durante le loro riunioni liturgiche. Frequenta i salotti parigini d'avanguardia e in seguito si lega coi giacobini. Fonda una stamperia e si dichiara contrario alla monarchia ereditaria, mentre poi scrive una farsa in cui ridicolizza i democratici. Viaggia dal Marocco fino ai confini della Mongolia, combatte contro i russi e diventa consigliere privato dello zar Alessandro I. È uno dei fondatori dell'archeologia slava e prima di darsi una morte orribile porta a termine un lungo romanzo pieno di estro che lascia quasi completamente inedito. L'opera, scritta in francese come del resto tutte le altre sue, rimane praticamente sconosciuta. Tanto più facile è il plagiarla. A Parigi essa diventa oggetto di un processo clamoroso. Il manoscritto originale è perduto, ma la traduzione polacca, apparsa nel 1847 e ristampata più volte, diventa quasi un classico di quella letteratura. Poco letto, del resto, come molti classici. Più di un secolo dopo, nel 1958, in seguito a una circostanza quanto mai fortuita, la prima parte dell'opera, intitolata Manoscritto trovato a Saragozza, viene ritrovata e pubblicata nella sua lingua originale. Per lo stile e per il contenuto si può ritenere un autentico capolavoro. La letteratura francese se ne trova improvvisamente arricchita, come del resto la letteratura fantastica del mondo intero, di cui questo testo, indipendentemente dai suoi altri meriti, costituisce un esempio tra i più alti. Vale la pena di esaminare più da vicino la carriera di un uomo e il destino di un'opera ugualmente straordinaria. Jan Potocki è nato l'8 marzo 1761 e gli compie degli studi seri prima in Polonia, poi a Ginevra e a Losanna. Viaggia in Italia e si spinge fino in Sicilia. In quel tempo si interessa alla matematica e alle scienze naturali, ma ben presto è attirato dalla storia, in cui egli finirà per trovare la propria vera vocazione. Per alcuni anni, tuttavia, si dedica al mestiere delle armi. Nel 1780 comincia la pubblicazione della Histoire de la Nation Polonaise. A causa della scarsità di fonti e di documenti, l'opera manca del primo volume, quello che dovrebbe trattare delle origini. Potocki decide allora di raccogliere il materiale necessario per trarre dall'oblio quel passato sconosciuto, inaccessibile forse, in ogni caso sepolto sotto i sedimenti confusi di una storia intricata, una fatica immensa, ostinata, feconda però. La sua perseveranza mette capo alla pubblicazione di molte opere erudite che sono all'origine dell'archeologia slava e la cui pubblicazione avviene fra il 1789 e il 1810. Gli studi eruditi non impediscono a Potocki di indulgere a lungo nel suo gusto per i viaggi. Visita di nuovo l'Italia, poi la Tunisia, la Spagna, più tardi la Turchia, la Grecia, l'Egitto, poi l'Illiria e la Lusazia.
Dal 1785 al 1787 si stabilisce a Parigi, dove in un'ala del Palais Royal risiede la madre di sua moglie, della quale Marmontel diceva che conosceva la lingua francese meglio dei tre quarti dei membri dell'Institut. Potocki lavora nelle biblioteche e nello stesso tempo frequenta la società. Discute di filosofia nel salotto di Madame Helvétius, è ormai conquistato dalla filosofia dei lumi e ad essa rimane fedele. Partigiano deciso di Diderot, di Holbach, di Lametrie, egli è sedotto dalle idee progressiste allora in voga. È possibile che l'età abbia però temperato l'entusiasmo del giovane fautore delle idee nuove, ma niente permette di supporre che il suo soggiorno ad Amsterdam gli abbia fatto cambiare opinione. Egli rientra precipitosamente in Polonia per farsi eleggere alla Grande Dieta come deputato della Poznania, provincia che egli ha scelto perché non vi possiede terre. Vuole che la sua elezione sia dovuta soltanto al proprio merito. In realtà solo i nobili hanno diritto di voto e il suo nome è illustre in tutto il paese. Potocki denuncia il pericolo prussiano e indirizza al re Stanislao Augusto un memoriale in cui sottolinea l'importanza delle frontiere occidentali e la necessità di vigilare attentamente alla loro intangibilità. Si dichiara in favore di una tassa volontaria destinata ad accrescere le forze armate del paese e vi contribuisce con un quinto delle proprie rendite personali. Nello stesso tempo chiede alla Dieta l'abolizione della servitù e la partecipazione del terzo Stato. Fa parte della Commissione dell'Educazione Nazionale, a lui si attribuisce l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio della storia dell'Oriente persino nelle scuole di grado inferiore. Poiché la censura e la timidezza degli stampatori non gli permettono di pubblicare i suoi progetti e i suoi libelli, impianta una stamperia libera, sua, dove pubblica opuscoli liberali, anticlericali, rivoluzionari, tra cui una specie di manuale della guerra clandestina destinato ai franchi tiratori e ai partigiani. Disegna perfino la loro futura uniforme, che all'occasione indossa egli stesso. Nel 1791 va in Marocco, poi in Portogallo e in Spagna. Il sultano Moulay Yazid lo riceve come una specie di ambasciatore ufficioso. Potocki si interessa in egual modo ai costumi della popolazione e agli intrighi della corte. Egli annota ogni particolare, ne esamina la ragion d'essere e le conseguenze. Al ritorno passa dalla Francia, suo cugino, il principe Alessandro Lubomirski, lo introduce nel club dei Giacobini, dove egli prende la parola. Si acclama il cittadino conte, che porta ai rivoluzionari parigini il saluto dei popoli emancipati. È ricevuto da Condorcet e da Lafayette. Stringe rapporti con Talma, assiste a molte sedute dell'assemblea legislativa. Nell'insieme, egli appare come un testimone, a volta entusiasta e inquieto, degli sviluppi di una trasformazione da lui tanto auspicata qualche anno prima. Pare però che le idee di Potocki subiscano un profondo mutamento. Egli scrive: «Addio, belle speranze dell'anno scorso. La libertà sopravviverà, ma per quel che riguarda la felicità pubblica, questa generazione non può che dirle addio». Allora, qui ci sono tutta una serie di altri viaggi che ha fatto, vi leggo solo alcuni stralci perché qui stiamo parlando di una trentina di pagine di una vita che è letteralmente tutta vita. Quello che fa Potocki nel periodo successivo è anche dedicarsi alla scrittura. Però, mi riallaccio, non si tratta che di divertimenti, di intermezzi senza importanza che a malapena lo distraggono dai suoi lavori scientifici. L'anno dopo, Potocki pubblica ad Amburgo Il voyage dans quelques parties de la Basse-Saxe pour la recherche des antiquités slaves ou vandes, faite en 1794 par le comte Jan Potocki. Insomma, viaggia in Ucraina, nel Caucaso, non fa altro che ricercare materiali che gli servono per questa sua grandiosa opera. E quindi lui si fa insieme etnografo, archeologo, geografo, filologo. Mette a raffronto la lingua, i costumi, le istituzioni dei popoli e quello che fa in particolare, mi riallaccio di nuovo, è trovare raffronti e dati negli scrittori antichi. Ha una memoria sorprendente. Quando si imbatte in un uso strano, lo ricollega immediatamente a un costume simile di cui ha letto la descrizione in qualche autore greco o latino. Darò un esempio di questo metodo, che in seguito doveva rivelarsi così utile per gli storici delle religioni. E qui cita un esempio in cui, dopo aver osservato un costume di un particolare popolo, Potocki dice: «Quanto vorrei avere con me quel testo di Luciano in cui si parlava di un'altra cultura che presentava lo stesso identico rito».
Quindi non soltanto una grande erudizione, ma anche una grande capacità di guardare il mondo da un punto di vista veramente molto molto alto. Salto un bel po' di pagine e vado. Aha, vado alla parte in cui si parla del manoscritto. Faccio una piccola premessa, il motivo per cui si chiama manoscritto trovato a Saragozza. Allora, nel Settecento più o meno tutti avevano questa mania di fingere di aver trovato i testi che volevano pubblicare. Montesquieu nel 1721 pubblica le lettere persiane e fa finta di averle trovate. Si faceva all'epoca per cercare di evitare la censura, quindi tu dicevi no, ma io questa roba non l'ho scritta io, non potete giudicare me sulla base di quello che sto pubblicando, perché io sto semplicemente salvando dall'oblio questo piccolo tesoro e quello che c'è scritto dentro non è responsabilità mia. L'opera, quale c'è dato di leggere nella traduzione di Choyecki, spero di pronunciarlo correttamente, comprende un'avvertenza. 66 giornate, che nella prima redazione sembra siano state soltanto 60, e una conclusione. Una serie di storie di ispirazione diversa che spesso si intrecciano l'una all'altra sono raccolte in un'unica cornice. Se si eccettuano le parades, brevi scritti di circostanza, e la commedia del 1794, questa, cioè il manoscritto trovato a Saragozza, è la sola opera di fantasia scritta da quest'uomo di scienza, da questo scrupoloso erudito. Sembra che egli vi abbia lavorato per 12 anni, dal 1803 al 1815. Non si tratta dunque di un capriccio o di un divertimento senza importanza. Wiazemski racconta a questo proposito che, essendo la contessa, quindi la moglie, afflitta da una lunga malattia, il marito prese l'abitudine di leggere Le Mille e una Notte. Quando ebbe finito, la contessa reclamò altre storie dello stesso genere. Pare che allora Potocchi abbia scritto ogni giorno un capitolo nuovo che poi leggeva la sera alla convalescente. Si tratta soltanto di una leggenda, nata senza dubbio a causa della struttura del romanzo. Quest'opera complessa, in cui si fondono le conoscenze di uno storico appassionato dell'antichità, le riflessioni di un filosofo, i ricordi di un viaggiatore pronto a cogliere il particolare pittoresco o significativo, non può in realtà essere stata scritta alla giornata senza un piano preciso. Sotto la varietà e la libertà fantastica degli episodi si dissimula l'esperienza di una vita intera. Nelle prime giornate il ricorso al fantastico costituisce la particolarità di maggior rilievo. Lo scenario e i fantasmi che vi compaiono sono presi in prestito da roman noir, ma si ha l'impressione che un genere letterario spesso puerile assuma a un tratto in queste pagine una densità e una portata nuove che le pone su un piano del tutto diverso. Queste giornate, che sono in realtà delle notti, per molti aspetti appartengono ancora al XVIII secolo. Le scene galanti, il gusto per l'occultismo, l'immoralità sorridente e intelligente, lo stile, infine, di un'elegante asciuttezza, agevole, sobrio e preciso, senza sbavature né eccessi. Per altre particolarità anticipano il romanticismo, invece. Annunciano i fremiti nuovi che una diversa sensibilità richiederà ben presto al fascino dell'orrido e del macabro. L'opera segnerà perciò una tappa decisiva nell'evoluzione del genere. Qui ci sono tutta una serie di altri dettagli filologici sull'opera e vado soltanto a uno degli ultimi passaggi. L'autore ha saputo variare il suo tema con ammirevole ingegnosità. Il tema è quello degli intrecci doppi. Il tema, ci sono diversi temi in realtà, però in particolare oltre ai costumi esotici di vari popoli c'è anche questo gioco legato alla costellazione dei gemelli e quindi al doppio. L'autore ha saputo variare il suo tema con ammirevole ingegnosità. L'ossessione prodotta nei suoi stessi personaggi e poi nel lettore dalla ripetizione di avventure tra loro simili crea un forte effetto letterario, tanto più che all'angoscia di una duplicazione infinita si aggiunge quella di un improvviso intervento del soprannaturale nell'esistenza, fino allora banale, di un eroe intercambiabile. Il ripetersi identico di uno stesso avvenimento nell'irreversibile tempo umano è un tema che ritorna assai spesso nella letteratura fantastica. Ma non conosco combinazioni tanto ardite, deliberate e sistematiche dei due poli dell'ammissibile, e cioè l'irruzione dell'insolito assoluto e la ripetizione dell'unico per eccellenza.
volte a raggiungere, come qui, un culmine di terrore in cui il prodigio implacabile ricorrente aggredisce con le sue armi la stabilità del mondo e si rivela ben presto non più come un miracolo scandaloso, ma come la minaccia di una legge impossibile. Quello che non può avvenire, avviene. Quello che può avvenire soltanto una volta, si ripete. E infine, il critico fa notare che ha scelto per questa edizione di limitare il testo, che appunto è incompiuto ed è di 60 giornate, 66 giornate, alle prime 14 giornate, che sono quelle che presentano più marcatamente l'elemento fantastico e che sono quelle di cui siamo certi che siano state scritte proprio così da Ian Patocchi, che non siano state rimanipolate. Avendo ampiamente già sforato, passo a leggervi due pagine, le mie due pagine preferite, che sono La storia del cabalista. Tutto il romanzo è pieno di questi piccoli quadretti e ci sono appunto alcuni personaggi che sono particolarmente bizzarri, insoliti, difficili da immaginare, e uno di questi è il cabalista. Ed è il cabalista stesso che parla e racconta la sua storia. In Spagna mi chiamano Don Pedro de Uzeda e sotto questo nome possiedo un bel castello a una lega da qui. Ma il mio vero nome è Rabbi Sadok Ben Mamun e sono ebreo. Questa è una confessione un po' pericolosa da farsi in Spagna, ma oltre a fidarmi della vostra lealtà, vi avverto che non sarebbe molto facile nuocermi. L'influenza degli astri sul mio destino cominciò a manifestarsi al momento della mia nascita e mio padre, che mi fece l'oroscopo, gioì molto quando scoprì che ero venuto al mondo esattamente all'entrata del sole nel segno della Vergine. A dire il vero, aveva impiegato tutta la sua arte perché avvenisse così, ma non aveva sperato tanta precisione nell'esito. Non ho bisogno di dirvi che mio padre, Mamun, era il primo astrologo del suo tempo. Ma la scienza degli astri era una delle meno importanti che egli possedesse, poiché aveva approfondito quella della Kabbalah a un grado quale nessun rabbino aveva mai raggiunto prima di lui. 4 anni dopo la mia venuta al mondo, mio padre ebbe una figlia che nacque sotto il segno dei gemelli. Nonostante questa differenza, la nostra educazione fu la stessa. Io non avevo ancora compiuto 12 anni e mia sorella 8, che già sapevamo l'ebraico, il caldeo, il siro-caldeo, il samaritano, il copto, l'abissino e molte altre lingue morte o morenti. Inoltre, eravamo in grado di combinare, senza ricorrere a una matita, tutte le lettere di una parola in tutte le maniere indicate dalle regole della Kabbalah. Sempre alla fine del mio 12° anno fummo ambedue messi letteralmente sotto chiave e perché niente smentisse la pudicizia del segno sotto il quale ero nato, ci diedero da mangiare soltanto degli animali vergini, facendo attenzione a far mangiare a me dei maschi e mia sorella delle femmine. Quando ebbi compiuto 16 anni, mio padre cominciò a iniziarci ai misteri della Kabbalah Sefirot. Per prima cosa mise nelle nostre mani il Sefer HaZohar, o libro luminoso, così chiamato perché non ci si capisce niente, tanto la luce che diffonde abbaglia gli occhi dell'intelletto. Poi studiamo lo Sifra de Zeniuta, o libro occulto, il cui passo più chiaro può essere considerato un enigma. Finalmente arrivamo all'Idra Rabba e all'Idra Suta, e cioè al grande e al piccolo Sanedrin. Questi sono dialoghi in cui Rabbi Simon, figlio di Giocai, autore di altre 2 opere, abbassando il suo stile a quello di una conversazione, finge di insegnare agli amici le cose più semplici e tuttavia svela loro i misteri più sorprendenti. O meglio, tali rivelazioni ci vengono direttamente dal profeta Elia, il quale lasciò di nascosto la dimora celeste e assistette a quell'assemblea sotto il nome di Rabbi Abba. Forse voi altri vi illudete di esservi fatta qualche idea di tutti quei divini scrittori attraverso la traduzione latina pubblicata insieme all'originale caldeo nell'anno 1784 in una cittadina della Germania chiamata Francoforte. Ma noi ridiamo della presunzione di chi crede che per leggere basti l'organo fisico della vista. Potrebbe bastare in realtà per certe lingue moderne, ma nell'ebraico ogni lettera è un numero. Ogni parola una combinazione sapiente, ogni frase una formula spaventosa che, pronunciata con tutte le aspirazioni e gli accenti dovuti, potrebbe inabissare le montagne e disseccare i fiumi. Voi sapete bene che Adonai creò il mondo con la parola, poi si fece parola egli stesso. La parola percuote l'aria e lo spirito, agisce sui sensi e sull'anima.
Benché profano, vi sarà facile concluderne che essa è la vera intermediaria fra la materia e l'intelligenza di ogni ordine. Quanto posso dirvi è che tutti i giorni noi acquistavamo non solo nuove conoscenze, ma anche un nuovo potere. E se non osavamo farne uso, almeno avevamo la gioia di sentire queste nostre forze e di averne l'intima convinzione. Ma le nostre felicità cabalistiche furono presto interrotte dal più funesto degli avvenimenti. Chiudo qui, spero che vi abbia incuriosito. È veramente un romanzo molto molto strano, ma bellissimo. E ci ritroviamo mercoledì prossimo e vi abbraccio forte. A presto!